Marzot, che è il nostro fondatore, prima di diventare capo scout nel CNJ, era il commissario internazionale del CNJ. Quindi per lui l'internazionalismo ha una valenza importantissima, molto forte. Ed era stato capo contingente del CNJ al Jamboree del 1947, aveva fatto il Jamboree del 57, è stato il primo 4 tizzoni italiano in assoluto con brevetto internazionale. Quindi, una persona che sicuramente aveva cognizione di cosa vuol dire il movimento scout in senso. Questo chiaramente ha fatto sì che nel suo primo statuto, la Strider, aveva scritto che la Strider era comunque fedele al movimento scout mondiale, anche perché all'epoca chiaramente la Strider ha fatto all'inizio dei passi per essere riconosciuta. Questi passi però non sono andati a buon fine, si stava concretizzando qualcosa quando, poco prima che Marzot morisse, però una volta che è morto Marzot è andato tutto dall'epoca, da allora, però poi sono cambiate determinate cose, e le cose sono cambiate più per le altre organizzazioni che non per noi. Cioè, oggi, negli ultimi 2 anni fa, noi abbiamo fatto comunque, perché il nostro Consiglio nazionale si era espresso in quel senso, noi abbiamo fatto una domanda interlocutoria alla FISSE, che è la Federazione Italiana dello Scoutismo, chiedendogli quali erano i parametri che dovevamo presentare per fare un'eventuale domanda di riconoscimento. La FISSE ci ha risposto non rispondendoci, dicendoci che in pratica era inutile che noi parlavamo di riconoscimento eccetera, se volevamo fare attività internazionale potevamo iscriverci in un'altra delle associazioni già esistenti e Abbiamo seguito il consiglio. assolutamente. Ma la cosa fondamentale è che oggi la nostra associazione non è un ripiego quella di entrare in questa nuova federazione, ma crediamo di trovarci meglio. Nel senso che lo scautismo che viene praticato nella federazione è molto più simile al nostro scautismo, che è uno scautismo che da parte dell'organizzazione mondiale, di molte delle associazioni dell'organizzazione mondiale, chiaramente non da tutte, è stato un po' abbandonato, che è in parte lo scautismo originale di Palau. Puoi darci qualche informazione aggiuntiva, entrare un po' più nel particolare? Succede questo, che alla fine degli anni 60, in Inghilterra, che è la patria dello scoutismo, succede una grande crisi, è in corso una grande crisi dello scoutismo. La grande crisi inglese fa perdere quasi il 50% degli iscritti, e questo per l'Inghilterra è un grosso problema, nel senso che non dobbiamo pensare solo a noi che abbiamo il reparto che da 40 diventa 20 persone, ti dispiace, fai attività, eccetera. Un'associazione grande, molto grande, perché l'associazione britannica sono svariate centinaia di migliaia di persone all'epoca, calare bruscamente i propri iscritti vuol dire andare in fallimento economico, cioè vuol dire non riuscire più a pagare le basi che hanno, non riuscire a pagare più gli stipendi dei professional che hanno, i giornali, i libri, il prestito. C'è stata una grossa crisi economica proprio nella The Scout, nella Bo The Boy Scout Association, si chiamava così. Tanto che decisero di realizzare uno studio per ammodernare lo scoutismo. Questo studio, questo report, ha ammodernato lo scoutismo inglese. Ha iniziato a modernare lo scoutismo inglese, facendogli abbandonare molte cose che erano ritenute dello scautismo originario di Baden-Powell. Questo ha portato da una parte a un non miglioramento della situazione dell'associazione inglese, che anzi ha iniziato una strada di ammodernamento continuo. Ammodernamento continuo tanto che in molte parti è quasi irriconoscibile il progetto originario di Baden-Powell. L'ammodernamento continuo ha fatto perdere continuità. Sì, perché oltre a modernare
determinate cose vanno sempre ammodernate, come il linguaggio, come gli strumenti per fare delle attività, eccetera. Però andando a toccare quelli che sono le peculiarità di base, tipo la pattuglia, senza uno scautismo senza pattuglia non è scautismo. E allora cosa ha portato questo? Ha portato da una parte appunto a un impoverimento di uno scautismo lì, tanto che oggi moltissime associazioni all'estero, non è il caso assolutamente dell'Italia, però moltissime associazioni all'estero hanno subito un'infantilizzazione dello scautismo. Cioè lo scautismo di Baden-Powell è nato principalmente rivolto ai ragazzi dai 12 ai 16 a 7 anni come target, cioè l'immagine dello scout, le attività proposte, il senso. Invece ha provocato mano a mano, avendo levato senso di responsabilità ai ragazzi, ma prendendolo tutti i capi in questa nuova veste, lo scautismo si è abbassato molto d'età, sono state aperte una prebranca Lupetti che si chiama Meglio Story. Questo ha portato a alzare sì un po' i numeri, ma alzarlo tutti con bambini, diciamo, che non arrivavano quindi neanche alla branca rove, perché per n motivi, dalla stanchezza prima, o che forse il progetto educativo non era ritenuto valido. E questo ha portato decisamente a un'immagine infantile dello scautismo. Cioè, quindi in Inghilterra oggi lo scautismo è visto una cosa per bambini. The Boy Scout Association cambiò il nome in The Scout Association, proprio per diventare un attimo più aggressiva, e che fece un documento che si chiamava The Black Paper, cercando di provare a fare all'interno della The Scout Association quello che loro chiamavano più scautismo tra virgolette tradizionale. Alla fine non è stato possibile e hanno creato un'associazione, la prima associazione non riconosciuta inglese, che è la The Baden-Powell Scout Association. Anni dopo, questa Baden-Powell Scout Association, insieme a delle associazioni tedesche, hanno dato vita alla federazione, che ha fatto propria quella che era l'idea di Baden-Powell, di evitare che le parti che organizzano lo scautismo diventino più delle organizzazioni pesanti che non un movimento. Questa federazione è più un movimento, quindi ha una struttura molto molto leggera, non esistono sottostrutture nazionali, cioè l'associazione nazionale che si iscrive, che viene accettata, viene accettata direttamente, il suo rapporto è uguale tra tutte le altre associazioni che fanno parte della federazione, non c'è un passaggio intermedio, quindi con ulteriore burocrazia, con ulteriori responsabilità, eccetera, a livello nazionale. Visto che siamo entrati nella Putis, che cosa cambia adesso? Allora, prima di tutto precisiamo che non si chiama Putis, ma WFIS, perché la lettera V in italiano è la V singola, purtroppo la W non esiste, quindi WFIS se no sarebbe. Ok. Cambia, in realtà potrebbe cambiare tutto, dipende da noi, nel senso che la federazione è una federazione molto libera, molto aperta, e le associazioni che fanno parte della federazione ne stabiliscono i programmi direttamente, e quindi per noi la prima cosa principale, importante, immediata, e che possiamo da subito far iniziare a vivere delle esperienze internazionali ai nostri ragazzi, esperienze internazionali che fino ad oggi in maniera ufficiale, quindi non se un gruppo decideva di andare all'estero o meno, ma in maniera ufficiale c'erano impedite perché non facevano parte di nessuna struttura internazionale. Tanto che quest'anno che avremo il campo nazionale, il primo segno tangibile è che avremo degli ospiti che vengono, ci avremo degli esploratori maltesi e degli esploratori inglesi. L'unica cosa che ci viene chiesta è di rispettare i parametri di base dello scautismo del Baden-Powell. Per entrare nella federazione uno deve passare 2 anni, tra virgolette, come prospect member, che è un po' la cosa che noi chiediamo quando apriamo un nuovo gruppo che si chiama delegazione, cioè sì, non niente infatti di strano, anzi l'abbiamo considerata una cosa positiva il fatto che noi conosciamo loro e loro conoscono noi. Questa è la cosa fondamentale, insomma. Al Consiglio Nazionale di 2 anni fa, quando era commissario internazionale Eugenio Astore, io ho presentato comunque l'idea.
Mi è stato dato mandato di prendere contatti, di esplorarli. Quest'anno, come commissario internazionale, io ho fatto la proposta definitiva al Consiglio nazionale, che è stato accettato all'unanimità, quindi al 100%, di intraprendere questo percorso. Abbiamo fatto la domanda e a gennaio siamo stati a Madrid, alla nostra prima assemblea da ospiti, dove abbiamo ufficialmente presentato la domanda e dove è stata accolta. Quindi adesso abbiamo 2 anni come soci in prova nella federazione. We should welcome our new first members, the accelerator from Italy and the president. Would you please come up here?